In occasione di questo convegno presentiamo i primi dati che emergono da una ricerca che abbiamo condotto come Centro d'Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia in partnership con l'Università di Verona e del Molise, finanziata da Fondazione Cariplo, una ricerca tutto tondo che vuole affrontare il tema della transizione alla fragilità anziana. La novità di questa ricerca è relativa al fatto che non si tratta tanto di studiare la condizione anziana fragile, ma di andare a vedere quali sono, come dire, le caratteristiche del tempo della transizione, cioè di quando un soggetto che si trova in una condizione di particolare difficoltà, in seguito ad un evento critico, e abbiamo provato a identificare alcuni eventi critici che abbiamo denominato stressor, deve cominciare a riorganizzare la propria vita, lo deve fare insieme alle relazioni più importanti con i quali ha importanti per la sua vita, quindi alle relazioni familiari, la relazione di coppia, le relazioni familiari, e probabilmente comincia ad avere bisogno di qualcuno che sia in qualche modo un po' una stampella, un aiuto, un supporto a questa situazione di particolare difficoltà. Come dicevo, quindi la particolarità della nostra ricerca, il focus è questo della transizione. In questa occasione vogliamo proporvi 5 percorsi al femminile, cioè abbiamo provato a riguardare in qualche modo, a osservare i primi dati che emergono da questa ricerca, focalizzandoci su alcune storie di vita relative appunto a 5 donne che vivono in cinque contesti differenti del nostro territorio, sia al nord, al centro, al centro che al sud, che presentano particolari caratteristiche. Una piccolissimo, mi soffermo semplicemente per dire due parole su che cosa intendiamo per fragilità, come la leggiamo come un fenomeno multidimensionale che combina sia le dimensioni psicofisiche che quelle relazionali che quelle materiali. Lo strumento, la metodologia che abbiamo utilizzato, una metodologia eminentemente di tipo qualitativo, fa riferimento come punto centrale a un'intervista diadica in compresenza, un'intervista faccia a faccia e su piattaforma, perché in questi ultimi mesi abbiamo dovuto evidentemente utilizzare uno strumento che ci consentisse di raggiungere le persone senza andare al domicilio degli anziani, e un'intervista diadica, dicevo, che ha coinvolto le signore anziane con una figura di riferimento normalmente di una generazione successiva, e ci tengo a ricordare che la figura di riferimento è la persona che la signora anziana ritiene più significativa e più importante per affrontare, diciamo così, il passaggio, le difficoltà che sta vivendo in quel momento specifico. Vedremo che nello specifico delle nostre situazioni troviamo quasi sempre dei figli. In particolare figli maschi e una figlia femmina, ma anche una signora volontaria che affianca la persona in questo momento. Il materiale che abbiamo ottenuto dalle interviste è stato analizzato attraverso lo strumento dell'analisi del contenuto, affiancato con l'utilizzo di un software in vivo che ci aiuta in qualche modo a estrapolare attraverso una classificazione in codice e macro aree i principali temi e le principali occorrenze all'interno di questi materiali di studio. Quindi presentiamo 5 profili di donne. Qui in questa slide trovate riassunti, non le commento analiticamente, le 5 coppie che sono state intervistate, le 5 diadi che sono state intervistate, e in particolare vorrei che poneste l'attenzione a quello che è lo stressor principale, cioè l'elemento che ha, come dire, fatto scattare la situazione di problematicità. E segnatamente si tratta di un trasloco, di due vedovanze e di due dimissioni ospedaliere in seguito naturalmente a eventi critici, eventi sanitari che hanno costretto queste persone a un ricovero e quindi poi, dopo il ricovero, a una riabilitazione e reinserimento, come dire, in casa. Osserviamo ora le storie di vita in transizione delle nostre diete. Lo facciamo ponendo il focus sulle sfide e le risorse della transizione al femminile, individuando il ruolo della donna nella famiglia.
intesa come attore protagonista oppure defilato rispetto alla scena principale. Gli elementi che concorrono alla bontà oppure all'insuccesso di questa transizione sono molteplici, come si evince dalla slide: la percezione dell'anzianità in termini positivi oppure negativi, la relazione di supporto della diade coesa oppure isolata, la rete familiare allargata, ampia oppure ristretta, ma anche in termini non soltanto quantitativi ma qualitativi della qualità dei legami, la rete amicale o di vicinato che può fornire sostegno e supporto più esteso, gli aiuti professionali e i servizi che forniscono il sostegno formale per rispondere ai bisogni della transizione stessa e infine il passaggio di consegne e la trasmissione di un'eredità di carattere il più delle volte simbolico e valoriale. Luisa e Giovanni, madre e figlio, rispondono a una dimissione ospedaliera, quindi un caso di carattere strettamente medico-sanitario, trovano quale elemento di risposta allo stressor principale la rete supportiva familiare e la rete amicale e professionale della signora Luisa, la quale da ex dirigente scolastica è ancora impegnata nello studio, nell'accompagnamento delle insegnanti e quindi ha costruito nel percorso di vita tutti gli strumenti relazionali e culturali che le consentono di rispondere attivamente da protagonista a questo passaggio. Marta e Francesca invece rispondono al pari del caso precedente a una dimissione ospedaliera, sono un'anziana signora Marta e un'amica volontaria Francesca che trovano nelle relazioni di volontariato, nelle relazioni comunitarie, nelle relazioni familiari il principale supporto e sostegno alla transizione. Transizione che in parte interrompe il ciclo della servizio della signora Marta, ma che restituisce a Marta il significato stesso del circuito donativo, ricevendo a sua volta sostegno. Maria e Paola invece si trovano al centro di un trasloco e vivono come madre e figlia questo passaggio in termini negativi e di sospensione, poiché gli elementi di rischio, l'insufficienza economica e anche l'insufficienza di relazioni di vicinato, di relazioni parentali allargate, di relazioni amicali, rendono questo passaggio particolarmente difficoltoso. Anna e Luca, madre e figlio, si trovano nel contesto dell'Italia meridionale, rispondono alla morte del marito e lo fanno attraverso una riorganizzazione dei tempi, poiché Luca, molto distante, cerca di prendere a carico i compiti di carattere più amministrativo e burocratico che erano prima in capo al marito. Questo ci mostra come la riorganizzazione della rete familiare stretta possa riuscire a rispondere alla transizione, seppure con diversi limiti, soprattutto nella presenza di servizi che potrebbero supportare il difficile compito di cura da parte del figlio per la madre. Lisetta e Davide, invece, l'ultimo caso, identificano una transizione riuscita, poiché sostenuta da una rete familiare molto coesa, che ha posto al centro proprio dell'interesse stesso dei soggetti, madre e figlio, la relazione affettiva che si ritrova come risorsa nella transizione e anche come lascito da un punto di vista della prospettiva di passaggio di consegna della madre al figlio. Giungiamo ora alle conclusioni e lo facciamo attraverso questa nuvola di parole che comprende tutti i lemi più ricorrenti all'interno delle storie di vita che abbiamo analizzato. Casa emerge come la parola più ricorrente, la parola che ha più significati e sfumature. La casa come il centro delle relazioni di cura e di supporto che accompagnano la transizione. La casa come il luogo all'interno del quale si
racchiudono i ricordi, il nido di memorie, ma soprattutto la casa come lo spazio all'interno del quale sviluppare nuove progettualità e dare voce a un protagonismo femminile.